Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la 90esima puntata della serie Svizzera. Qui si va avanti con i numeri e non poco. Dunque siamo qui in compagnia di Marco03. Ciao a tutti. Poi abbiamo Enrico. Ciao. Franz. Ciao. E chi c'è? Basta. Dunque stiamo, senza perdere troppa materia prima, stiamo appunto falciando i prati qua di Kellner per procurargli appunto i balloni di fieno. Abbiamo già procurato una ventina di balloni. Adesso sto andando avanti un pochettino, almeno fare 3-4 rimorchi di balle, giusto per completezza, e così è a posto anche per un po', se no ogni due giorni questo qua viene qua a reclamare balloni, e così ha anche l'erba tagliata e non rompe le scatole. Adesso qua, come vedete, è già stato tagliato tutto, adesso manca la parte un po' qua superiore. Fieno ce n'è ancora abbastanza a terra, quindi non andrò avanti ancora per moltissimo, però insomma un po' dobbiamo farlo. E poi bisognerà ripristinare un po' tutta la zona, tutta un po' la zona boschiva, tutte scioccare da togliere, scioccate da togliere, quindi insomma c'è lavoro da fare, c'è lavoro da fare. Abbiamo i nostri campi, sono momentaneamente fermi, però insomma li riprenderemo appena abbiamo finito qui, che ci sbrighiamo sto problemino che si è creato. Detto questo, qua andiamo avanti con i lavori, con le faccettrici, con tutto quello che c'è da fare, e dopo vedremo da fare. Cosa state facendo? Cos'è sto casino? Sempre stiamo tagliando l'erba, ma fate meno casino. Sono tornato alle 3 questa notte. Il problema è tuo. Devo dormire. Mamma, è sempre. Non è sempre drio. Sempre drio lamentarsi di qualcosa. Che casino, che questo, che quello. Vabbè, proseguiamo. Abbiamo finito di falciare, adesso resta il lavoro per Franz, Verte e Marco con imballature e cose varie. Quindi nel frattempo portiamo a casa falciatrici e voltafieno e andiamo avanti con il resto dei nostri campi, che è rimasto tutto fermo e quindi bisogna proseguire. Beh, tutto fermo non proprio. Orco, dovevamo chiudere la trincea anche. Beh, vabbè, si arrangerà cane. Ehi, dimmi Franz. Quanti carichi posso portare via? Per noi a casa. Sì. Se vuoi fare due viaggetti, giusto per guadagnare qualcosa. Sì, dai, qua già 8 pile di balle, quindi. Ma mia, a tre vacche in croce gli bastano finché non va in pensione. Vabbè, allora farò 4 viaggi, dai. E qualcosa in realtà è stato fatto, abbiamo portato avanti un po' nel frattempo che preparavamo lì i balloni, siamo andati avanti un po' a seminare e sliquamare qualche campetto. Guarda, femmine. E perciò ho aperto le ali, ma non vola. Dunque bisognerà andare da Steve a cambiare trebbia, perché adesso tra poco saranno in fase di crescita, forse ci sarà da sacchiare qualche campito qua a breve, però bisogna preparare assolutamente una trebbia nuova, ormai è più che usurata e bisogna sostituirla. Dunque qui stiamo andando allo store, ormai qua la trebbia con le sue 21.700 ore è ormai arrivata al dunque. Abbiamo caricato le testate su pian in curva, beh,
che ora ho visto che si è spostato. Andiamo a vedere anche da mia strada. Andiamo a vedere Steve cosa ci ha procurato. Anche al giro farro che tenere un trasporto eccezionale. Beh, se ti arriva multa per qualche cartello in manco. Beh, insomma. Se roba attentiva. Se sta Franz, se sta Franz. I stagisti non capisce proprio niente, ma guarda, ma meno so, no, arriva clienti qua. Buon pomeriggio, signora. Buon pomeriggio. Giorno, giorno. Giorno, giorno. Allora? Lascia perdere perché sto drio. Questo è smorzare perché. Che i trattori rumorosi. Sai mica. Porco, ma si accende con questa. No, si spinta questa. Che trattore, ma. Il stagista adesso lo copo. Guarda, mi avevo detto, fa un'esposizione fatta bene, no? Questo qua i mezzi da. Adesso andiamo a Marco. Guarda qua. Marco, ho detto fa un'esposizione, no? I mezzi preparazione, dopo qua i mezzi di raccolta. Guarda dove che ha messo la trincia pique. In mezzo, in centro. Qua hanno i mezzi di preparazione. Ah, ormai. E accesa oltretutto. Sì, sento che c'è un frastuono. Oh. Mamma mia, se riusciva neanche a più parlarci. Ma qua seminatrice con sarchio, con preparatore, con una trebbia da lavrada, con. Ah no, c'è mia. Vabbè. Ascoltami qua. Siccome niente, volevo cambiare la trebbia qua, perché c'è a qualche ora del lavoro. È ancora nuova, ancora perfettamente funzionante, senza. Cioè per me non è neanche un problema, però insomma volevo cambiarla, ecco, perché mi si veniva un po' piccolina, mi voleva comprare qualche campo in più e volevo optare per qualcosina insomma un po' più grande. Sei sioro adesso? Sono? Sioro, hai soldi? Beh insomma no, proprio tanti. No, perché continua a comprare robe grosse e per quello dico. Investimenti, qualche. Fai bene. Sento, una trebbia, guarda qua. Qua, no, tre. Dove sei andato a finire? Dove sono andato? Dai, fa solo luce col telefono. Ecco te. Qua. Guarda, tre. Tre. Ah, sì, qua. 1.500.000 tutte telo. Mamma mia. Quei barre. Oh, troppi soldi. Tre, ma. Guarda. Sì, vabbè, ma io ho due chiappe solo. Come fa? Come faccio a guidarli tutte e tre? Uno. Sì. Femmina, due. No. E questo tre. No, perfetto. Sì, assolutamente. No. Come no? No, non si può. Cioè, e quattro col stagista perché tanto lo ha su casa. No, mi desfa fuori tutto il campo, siamo matti. Allora qua, beh, John Deere. Chiamo già la trincia da John Deere, quindi no. No, ti vuoi cambiare. Volevo cambiare. New Holland, oddio, si potrebbe anche optare per New Holland, però che mi usa un trattore New Holland. Eh sì. Marco, dimmi. Guarda che bel rosso sciocco che gasta qua. Qua è? Questa qua. Sì. Case, non abbiamo...
anche se magari è scuro e Franz le gaccia per sonno ti ovidi. Beh, vero, vero anche qui, vero anche qui. Bella qui cinguli, beh, a parte che tutti. Come mai tutti quei cinguli? Non lo so, stagista qua, dito prendi qualcosa di diverso che tutto qui cingui, ma va, non so più cosa dire. Va qua, va che razza di rua. Bestia. No, se sfonda no, questa qua è sul terreno. Dove sei, femmina? Signora, si metta di fianco che... Ma guarda, quasi come una persona, guarda. Mamma mia. Mamma che ruota. Spero non si fuori, perché cambiarla mi costerà un capitale. Guarda che due. Posso salire? Io dai un'occhiata. Sì, allora, peggio. Faccio vedere un po' di tutto. Ah, marissimi. Buongiorno. Buongiorno. Beh, più o meno simile alle altre, fin fine. Non vedo. Più o meno ormai sono tutte lì. Mai. Poi guarda dietro che bella vista che hai sul cassone per vedere la materia prima. Buona. Scrivo che ho mai non so cosa che continua. Basta non sia Covid. Oddio, non so se sia un sintomo. Pestoso. Ma guardati, uno che ha un po' di singhiosi, magari che mangia un pesce gatto mentre resta sul stomaco. Bestia, senti che motore? Che cazzo hanno quella barra così lunga? Così la scritta, magari l'olio, ho messo l'olio nel motore, stagista. Ma come mai si sente sferagliare? Ah no. No, posto venuto un attimo un dubbio. No, perché sennò a quest'ora. Vediamo qua, allora funziona. Veloce! Avete che i guardani accesi, accendi. Dai, provo a attaccare a testata. I guardani attaccati, scusa, no, accesi. Aspetta. Vediamo. Qua due tre pulsantini di regressione. Trebbia già dispiegata. Questi barra carasa e vento lunga, sta qua, su via sta qua. Oggi mostrina, che non ti tira dentro. Vai. C'è motore, Come fermo a portare in giro una barra così lunga? Dobbiamo tagliare tutte le volte e andare? No, Marco, guarda qua la tecnologia. Ha il carrello incorporato, guarda. Oh, guarda ciò. Guarda qua. Sì. Le ruote davanti, cosa il timone del carrellino. Dall'altra parte allora, sì. No, dall'altra parte le due ruote posteriori. Aspetta che fermo qua prima che mi fate del male, perché... Guarda qua. Poi anche i segnali di incombro, se vedi. Ah sì? Anche il triangolo e tutto. Premi mostrina l'idraulica per aprire le ruote. Ok. Guarda sotto, Marco, che bel nastro. Ullala. Sì. Sì, questa è tecnologia, invece della coclea classica, qua c'è... Un tappeto. Un tappeto. Ma... Guarda, sciocca le rue, oh. Ma... Vabbè. Ma allora, sta Trebbia qua includendo anche le due testate, perché sia mais che giro soli mi servono. Quindi praticamente tutte le testate qua e la Trebbia rossa. Esatto. Aspetta che devo prendere la calcolatrice. Conteggia. Non so, proverò a fare i conti. Ma intanto gli accendi e spegni. Bestia, guarda che tubo. Oggi scrive che ti scarica granea dentro per la camicia. Ma c'è. Ma
si regola anche il tubetto in fondo, guarda che robe. Ah, il boccaglio qua, sì, guarda. E mi sa che c'è qualche interferenza, perché quando muovo quello si muove anche qualcosa qua davanti. Io sono Marco. Marco! Qua. Abbiamo 650.000. Aspetta un attimo. Ok. Aspetta un attimo che. Perché metti. Quanto? 650. Aspetta che mi spasso. 650.000. Mamma mia. Ma rientrando la trebbia nuova là che ti ho portato con annesse testate nuove? Perché volevo fare un piccolo... Fare una valutazione, vai a Cressonis e Cicinale nuova, guarda. Ancora col colore su. Questa qua te ne è lì mattina a qualche punto. Sta a salutarmi qua, questa qua, su nuova. A 50.000 no, guarda tutto. Guarda, 50.000 faria anche 80.000, anche 100.000 è nuova. Beh, rientrando queste abbiamo conto tondo mezzo milione rientrando, vabbè, dai, insomma. Però Marco, voglio anche tutto il cappellino, vabbè, tutte e tre cappellini, va bene. Allora, mezzo milione, mamma. Tanto. Posto, va che qua, muovendo le parti, si giura ancora di più l'usato. Controlla tutto, muovo, hai usato. Bene, dai che iniziamo a preparare tutto qua per andare via. Qua facciamo qualche viaggio, quindi ci vediamo dopo allora. Tanto Marco, andiamo a casa anche quei tre trebbie? Dopo che portiamo in Rio do? No. Dopo se usuremo, femo confusione, farò un disastro. Allora, distacchiamo questa. Aspetta che la mettiamo un po' più dritta. Vabbè ragazzi, portiamo a casa qua tutto. Guarda che dove che sono andato a finire a ralla. Aspetta, attaccate questo davanti. Sì, aspetta. Qua il contrattore, attaccare a bara. Aspetta qua che... Ti lasciamo il rimorchio. Mamma mia, adesso. Dopo passiamo a prelevare. Mamma mia, se sfonda il cemento del piassai con tutto questo peso. Guarda buse. Poi quei cinque così che. Ma cosa succede? Ma lampeggiante. Quale? Aspetta, il accendo, mio. Aspetta. Ok. Ma Specchietto. Come specchietto? No, lei ha posto specchietto. Aspetta che vuoi in Rio. Vai. Boh. Vabbè. Era trebbio del signore. Va bene. Portiamo a casa tanto queste due testate, dopo Steve ci libera il rimorchio e ritorniamo a prelevare il rimorchio e l'altra testata che, se non si ripiega e non è carrellata, servirà un carrello. Dunque è arrivato tutto e ovviamente anche qua era incluso anche il suo carrellino e che pian piano si sposta. E detto questo, direi che per questa puntata è tutto. Siamo pronti per le prossime puntate ad iniziare a trebbiare. Perciò non perdetevi i prossimi video. Ringraziamo qua i nostri operai. Loro abbiamo Mosterina, Franz, ciao, Marco 03,
ciao a tutti. E Verte. Saluti. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Cosa succede? Perché c'è il rimorchio un po' storto qua? Cioè, sono io che vedo male o è messo da cani? C'è un tocca leggermente qua dietro sul retro. Ah. C'è un piccolo avvallamento. Ah, ok, sì. Insomma, è stato messo un po' con i piedi. Però bisogna, Franz, bisogna trovare un posto per far start tutta sta roba. Penso che sia un nuovo capannone. Qua bisogna fare qualcosa e bisogna di chiamare Benesso che... Se mi ricordo lo chiamo, se no... Qua bisogna fare un capannone, perché non è possibile continuare in questo modo. Tutto fuori, sì, però, così... Bisogna trovare il posto, però. Tutto fuori così non va bene. Ciao a tutti! No, tutto quanto. E alla prossima! Ciao ciao!